Presente la rassegna stampa dell'altro giornale, La Voce del Cittadino, stampato e distribuito in 110.000 copie mensili. Oggi edizione Quadrante Europa. In prima pagina l'orrore della scarcerazione di Giovanni Brusca, scritto da Riccardo Reggiani. Anche Verona fa i conti con il calo demografico, tutti i dati comune per comune relativi alle nascite dal 2002 al 2020. Nella rubrica Dialogo con i lettori, Adriano Reggiani si pone la domanda: mi sono sempre chiesto se i defunti dichiarati siano morti a causa del Covid o con il Covid. Tra gli argomenti delle lettere, coro Univox Bussolengo, la croce sul baldo, Covid e cure domiciliari e infortuni sul lavoro. È arrivata anche la nuova rubrica di grafologia Tra le righe, a cura di Carla Salmaso. E ora passiamo alle cronache. Aeroporto Catullo si ritorna a viaggiare. L'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento di capitale sociale di 35 milioni di euro, perciò è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto relativo al progetto Romeo per l'ampliamento del terminal passeggeri. E per contro invece scatta la polemica del consigliere regionale Val De Gamberi. Ospedale di Villafranca, dopo la riapertura del punto nascite, il 10 giugno è nata la prima bimba e il suo nome è Delia. Il polo di Mantova del Politecnico di Milano e i comuni di Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, insomma Campagna e Sona, in collaborazione con ICS, Istituto Commercio Servizi di Vicenza, lanciano un concorso internazionale di idee di progettazione architettonica e paesaggistica per giovani studenti e architetti. Stipulata la convenzione per la redazione e lo sviluppo di studi sulle criticità e i criteri di soluzione dei sistemi di drenaggio urbano e quanto appunto hanno annunciato Acque Veronesi, l'Ordine degli Ingegneri di Verona e il Consiglio di Bacino Veronese ATO. Il 15 maggio in Piazza Bra è andato in scena il flash mob a sostegno delle famiglie organizzato da Vale Verona. Lupa Totina Gas e Luce ha chiuso il 2020 con un bilancio decisamente positivo e il fatturato complessivo è risultato pari a 15 milioni di euro. Dalle altre nostre edizioni la rassegna stampa delle notizie più di spicco del territorio della provincia veronese. Bussolengo e Lago di Garda by Bike, il Parco Natura Viva il 9 giugno, i sindaci di Bussolengo Roberto Brizzi di Castelnuovo del Garda Giovanni Dalcero e di Lazise Luca Sebastiano hanno firmato la convenzione sull'intervento per la nuova segnaletica sulla ciclabile. Viaggio della memoria da Bussolengo a Trieste il 7 giugno, una delegazione dell'amministrazione ha accolto l'invito dell'Unione degli Istriani. Il simbolo della gentilezza è stato inaugurato il 22 giugno nel comune di Bussolengo, primo nella provincia di Verona ad aderire alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola. Proclamato il nome per una sala di Villa Spinola nel comune di Bussolengo, il nome appunto è Regina Margherita. Quindicesima tappa, la camminata per la solidarietà è partita da Masone e si è fermata a Pastrengo. A Piovezzano, giornata ecologica con plastic free. Al Pio Ricovero Segattini, il 30 maggio, la signora Coppini ha festeggiato i suoi primi 100 anni. OIS, organizzazione eventi sportivi, ha scelto Valeggio per ospitare la seconda tappa del Giro del Veneto che si svolgerà il 30 giugno. Il personaggio social, Amorino Turato del Valeggio Football Summer Camp. Si è svolto alla fine di maggio a Villafranca, davanti all'ingresso del Castello Scaligero, l'evento di premiazione dei partecipanti al concorso Segni, parole, immagini per la legalità. Focus su Renato Begnoni, fotografo di fama mondiale. Estate in azione, ecco l'iniziativa del Comune di Sona per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni che hanno voglia di mettersi in gioco, conoscere nuove persone, rendere il proprio territorio un posto migliore e poi, perché no, animare anche i centri estivi. A Sona torna il Mag Festival, evento atteso dell'estate che si terrà come sempre a Villa Romani, però con le dovute precauzioni. Infatti l'accesso è limitato, previa prenotazione sul sito www.magfestival.it. Arriva Somma Campagna i frutti della nostra terra, quindi al via l'ottava edizione della manifestazione La Pesca a Tavola.
L'amministrazione di Somma Campagna ha approvato il rendiconto al bilancio 2020 che attesta, attraverso risultati economico-finanziari del periodo, l'ottimo stato di salute dei conti comunali. L'amministrazione comunale di Somma Campagna ha aderito all'iniziativa Comuni Amici delle Api, impegnandosi a sostenere e promuovere una serie di azioni che hanno come finalità la salvaguardia e la protezione di questo insetto impollinatore fondamentale per la tutela della biodiversità. Annalisa Pozza lancia l'allarme inquinamento a caselle di Somma Campagna e chiede a nome dei suoi concittadini un rilevamento ARPAV. A Povegliano sono partiti i lavori di riqualificazione anche per via Piave e via Morandi. Sempre a Povegliano c'era già, ma ora è stata formalizzata. In comune adesso si entra solo dalla porta laterale che si trova sulla piazzetta che confina con il centro diurno per abbattere le barriere architettoniche, ma anche le discriminazioni. Fari puntati su luglio, torna a narrazioni il cartellone di eventi e spettacoli di Mozzecane. Il centro di volontariato e di promozione sociale Hauser di Grezzano, grazie all'associazione Eterarte e al comune di Mozzecane, ha regalato alla comunità un murales. L'avventura di Pier Fatigati, il MacGyver di Casteldazzano, unico veronese che vivrà l'esperienza del progetto Snake in Africa. Ancora a Casteldazzano, nonna Rita spegne 107 candeline, altro compleanno da record per la signora Vantini. A Vigasio alcune mamme lamentano lacune nel servizio di trasporto pubblico e il sindaco Eddie Tosi risponde. Ciclabile di Vigasio, un argomento che gira tra le vie del paese e il sindaco Tosi aggiorna quindi la cittadinanza sullo stato delle cose. Nogarole Rocca ha potenziato lo sportello dell'associazione Il Tè delle Donne. Per la rubrica Animali Fantastici, non toccate i cuccioli di capriolo, il lupo investito, domande e risposte con il veterinario a cura della dottoressa Elisa Perrotta dell'ambulatorio veterinario di Somma Campagna. E poi ci sono ancora tanti amici che cercano casa. Ma adesso passiamo alle notizie sportive. Sono a calcio il cantante Enrico Ruggeri, nuovo tesserato rossoblù, è sceso in campo con la maglia numero 10. Si sono detti un'altra volta sì il presidente del Pastrengo Umberto Segattini e il mister della prima squadra Brentegani. FIGC Nazionale di Calcio Enrico Guardini esprime parole di soddisfazione per l'Under 15. Volley maschile NBV Verona. La Porcellato è campionessa del mondo. Spazio di 1000 metri quadrati dedicato all'usato. Venite a visitarci, vi aspettiamo. Per gli approfondimenti delle notizie potete quindi consultare l'edizione cartacea dell'altro giornale che viene distribuita in 110.000 copie mensili. Per le vostre segnalazioni, domande e quant'altro potete inviare una mail ad articoli@altrogiornalevr.it oppure telefonare in redazione al mattino al numero 045 71 52
777. Tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito e alla prossima.